Buonasera, sono numerosi i candidati di spicco alle elezioni europee che in queste settimane stanno arrivando in Liguria per la campagna elettorale. Iniziamo da Sergio Cofferati del PD che questa mattina ad Imperia ha incontrato sindacati e lavoratori di RT e di Agnesi. Vediamo. Riviera Trasporti, come mai? Problema nel trasporto unico in Regione Liguria, un dibattito aperto, un problema che sembra anche penalizzare Riviera Trasporti. Sì, è una discussione aperta, andrà portata a conclusione, penso, rapidamente nell'interesse soprattutto degli utenti, oltre che delle aziende, ed è un tema, questo della mobilità, che ha grande rapporto con i grandi temi europei. Dunque, c'è una discussione che apparentemente riguarda le dimensioni locali della nostra regione, ma poi è in verità parte di un progetto che riguarda l'intera Europa, perché il fondamento dell'Unione Europea è proprio la libertà dei cittadini di muoversi. La libertà è una cosa, ma poi bisogna avere anche i mezzi per poterlo fare. Ecco, c'è contestazione però su questa scelta della regione, di un'agenzia unica, quindi azienda unica. Ci sono molti nodi da sciogliere, lo farà ovviamente la regione ha dimostrato in più di un'occasione di avere sia gli strumenti politici ed economici per affrontare e risolvere temi di questa natura. Io credo molto nella funzione del servizio pubblico, credo che il servizio pubblico debba essere integrato con quello privato e penso che unificare le forze possa dare dei vantaggi. Mi baso su un'esperienza fatta direttamente, quando ero sindaco a Bologna abbiamo integrato il trasporto della città e della provincia con quello dei comuni vicini, soprattutto Ferrara e Imola. Ci sono state difficoltà iniziali che poi abbiamo affrontato, ma il risultato finale è stato molto positivo. Ecco, mi scusi, dopo Riviera Trasporti, la Agnesi. Agnesi è un problema serio, c'è ormai questo annuncio di chiusura, al di là della storicità del marchio, è un problema di centinaia di posti di lavoro. Sì, bisogna evitare la chiusura di attività produttive, bisogna affrontare le ragioni della crisi e cercare di risolverle senza perdere attività produttive. Il problema della manifattura è un problema italiano, ma addirittura europeo. Bisogna rilanciare la manifattura, non abbandonarla. Basterebbe pensare a cosa ha fatto Obama in questi 2 anni. Ha investito tantissime risorse per rilanciare l'industria americana e ci è riuscito, tant'è che oggi le borse lo premiano abbondantemente. Credo che difendere il lavoro sia fondamentale e insieme al lavoro bisogna difendere l'attività delle imprese. Poi certo, dove ci sono difficoltà o crisi vanno affrontate, non si può nascondere la testa sotto la sabbia, ma affrontate per rilanciare quell'attività, non per abbandonarle. Cosa dirà agli operai di Agnesi? Ma intanto sentirò cosa pensano loro della situazione che stanno vivendo, poi come sempre gli operai dell'Agnesi devono poter contare sul loro ruolo attivo delle istituzioni ai vari livelli, quelli regionali, quelli comunali, quelli nazionali e anche quelli sovranazionali, dove possibile e dove necessario. E a proposito di Agnesi, Angelo Colussi, patron del gruppo proprietario del pastificio Agnesi d'Imperia, ha annunciato oggi che il marchio Agnesi non chiuderà perché è intenzione del gruppo continuare a produrre pasta. Colussi ha anche evidenziato che sarà necessario trovare degli accordi con nuovi partner per fronteggiare la crisi. Nessun riferimento però allo storico pastificio d'Imperia. In pratica, oltre al danno, anche la beffa. Pasta Agnesi continuerà a comparire negli scaffali dei negozi, ma non sarà più prodotta ad Imperia. E sulla vicenda dell'Agnese è intervenuto anche Paolo Strescino, candidato alle europee per il nuovo centrodestra di Angelina Alfano. Strescino, in una nota, ha dato il suo sostegno alla proposta del sindaco Carlo Capacci sulla possibilità di una cordata di imprenditori locali che risollevi le sorti dello storico pastificio imperiese, proponendo di allargare l'azionariato ai cittadini affinché l'intera città diventi proprietaria di questa azienda. Strescino ha evidenziato che la legislazione italiana prevede forme di autogestione che sono già sperimentate in altre regioni d'Italia e che l'azionariato sociale potrebbe sancire una svolta epocale sul territorio di Imperia. Giovanni Toti di Forza Italia si è invece recato a Genova, dove è intervenuto, fra le altre cose, in merito alla mancata candidatura di Claudio Scajola alle europee e sulla possibilità di una discesa in campo di Marina Berlusconi. Sentiamo. Caso gigantesco, non è l'unica persona esclusa dalle liste, è un dirigente importante del nostro partito, credo che avrà ruoli in futuro. In questo momento, data la situazione della politica, data la richiesta di rinnovamento che ci arriva dai nostri elettori,
data la necessità di riconquistare, ripeto, la fiducia ai cittadini che verso la politica non hanno buon animo, hanno più malanimo che buon animo, abbiamo ritenuto che fosse giusto delle liste un po' diverse. Secondo me è stato fatto un ottimo lavoro, saranno buone liste, il programma è un programma serio e riusciremo a ottenere un ottimo risultato, molto migliore di quello che si aspetta la maggior parte di voi giornalisti e anche degli avversari politici. Toti interviene poi sulla possibile discesa in campo di Marina Berlusconi. Per me sarebbe un'ottima cosa in qualsiasi cosa Marina voglia impegnarsi, perché è una donna di talento, capace, di carattere e di grandissima preparazione, è una manager tra i più importanti in Italia, può far bene ovunque vada, se sceglierà di scendere in Forza Italia farà bene in Forza Italia. Puntata genovese anche per Guido Corsetto di Fratelli d'Italia. Corsetto dal capoluogo ligure ha sottolineato una maggiore necessità di concretezza da parte della politica e di maggiore attenzione alle esigenze economiche dell'Italia e della Liguria. Si sta parlando di tutto tranne dei problemi dell'Italia collegati all'Europa e dell'incidenza delle decisioni europee sull'Italia, in una campagna elettorale fatta da spot e fatta non da ragionamento. Allora, questa terra che sta soffrendo, particolarmente questa città, ma tutta la Liguria, del tema della disoccupazione, del tema della mancanza di investimenti, della crisi del mercato immobiliare, delle difficoltà di accesso al credito, e parlarne pensando a cosa si può fare in Europa per invertire questa decadenza che ha colpito il nostro paese negli ultimi anni è importante, quindi soprattutto per ascoltare, non solo per dare ricette, ma per condividere le soluzioni con le persone che ogni giorno si confrontano col mondo del lavoro. Sono uno dei fondatori di Forza Italia. Forza Italia sta rendendo difficile la costruzione di un centrodestra serio, perché tu non puoi ancorare un partito alla vita di una persona, al futuro, al destino di una persona. La Thatcher, Kohl, Reagan sono stati grandi statisti e hanno saputo fare un passo di fianco. Non è pensabile che per 20 anni Berlusconi abbia comunque avuto la possibilità di governare e adesso si proponga per essere il futuro. Cioè, certo che a Renzi va bene trattare con Berlusconi come se io potessi scegliermi come interlocutore nel centro-sinistra la Bindi, così vinco facile, no? C'è una pubblicità che dice ti piace vincere facile. E concludiamo la carrellata sulla politica legata alle elezioni europee con la Lega Nord. Nei giorni scorsi il segretario federale del Carroccio, Matteo Salvini, è stato prima a Sanremo, poi ad Albenga, per evidenziare il progetto della Lega per un'Italia più forte in Europa. La Lega fa delle battaglie a livello nazionale ed europeo per il lavoro, quindi il basta liberarsi dalla gabbia dell'euro significa far ripartire il lavoro in tutta Italia. In Liguria compresa, la Liguria è una delle realtà più massacrate da una moneta sbagliata. La Lega è per il no all'immigrazione, che ormai è un'invasione, quindi purtroppo alla provincia di Savona toccheranno altre centinaia di presunti profughi o clandestini veri, e quindi noi non ne vogliamo più. E i sindaci ci servono anche per dire che prima vengono i liguri, prima vengono gli italiani e poi se ne avanza vengono tutti gli altri. E allora Bruzzone, andare in Europa appunto per rimettere a posto le cose? Tanto per difenderci dall'Europa, perché ha rotto troppo le scatole sotto tutti i punti di vista, a cominciare dalla moneta, ma tutte quelle regole, regoline e obblighi che da lassù pretendono di comandare in casa nostra, pretendono di dirci come dobbiamo pescare senza neanche sapere dov'è il Mar Ligure. Quindi da soli non fai niente, però se va avanti il progetto arriviamo con 200-250 parlamentari. Qualcuno li chiama eurosettici, io li chiamo persone che sono per un'Europa diversa, per rispettare le realtà locali. Se si crea un gruppo in Europa così forte, stavolta ce la facciamo. Gli altri stanno dall'altra parte, sono quelli che hanno ridotto l'Europa a questo modo, i classici del PSE piuttosto che del Partito Popolare Europeo, che adesso cercano di scimmiottare un po' la Lega per dire bisogna cambiare l'Europa, sono quelli che l'ha ridotta in questo modo. E sul problema dell'immigrazione, l'Europa ha messo in ginocchio l'Italia, noi abbiamo fatto lo svuota carceri perché l'Europa lo ha voluto, e questa alleanza particolare in materia di clandestini, parlo di questo argomento, un'alleanza politica fra Renzi, Alfano e Grillo, che sulla stessa cosa, sull'eliminazione del reato di clandestinità, hanno votato insieme. Diventa difficile poi andare anche a sostenere certe posizioni, sto parlando dei grillini, quando poi sono i primi che hanno detto signor sì all'Europa, che ci ha fatto aprire le frontiere in questo modo e che praticamente ha fatto sì che l'Italia mandasse degli inviti agli extracomunitari di venire da noi, come sta avvenendo adesso in questo periodo. Quindi idee chiare, nonostante l'aspetto fisico, anche tanta grinta.
Ricordiamo intanto che domani alle 21, nell'ambito delle prossime elezioni amministrative di Sanremo, potrete seguire su Imperia TV uno speciale con ospiti in studio 5 candidati a sindaco della Città dei Fiori. Un dibattito interessante perché per la prima volta siamo riusciti a mettere insieme i 5 candidati alla poltrona di primo cittadino. Il presidente della Regione Liguria, Claudio Burlando, assieme ad una rappresentanza della propria giunta, è stato oggi in visita a Camporosso per inaugurare il parco urbano di Palabigauda. I lavori di completamento del parcheggio a servizio del centro storico e lo spazio dedicato alle attività culturali e di promozione turistica di Palazzo Comunale. Nel pomeriggio il governatore si è recato a Dolciacqua per partecipare alla consegna dei 18 nuovi alloggi di edilizia popolare realizzati da Arte Imperia e all'inaugurazione del nuovo marciapiede lungo il fiume, della compostiera comunale per la raccolta differenziata, dell'enoteca regionale per la provincia di Imperia e dei lavori di restauro del Castello dei Dori. L'ambasciatore d'Italia nel Principato di Monaco, Antonio Morabito, è stato ieri ad Andorra in occasione dell'inaugurazione della mostra di Alessio Delfino a Palazzo Tagliaferro. L'ambasciatore era accompagnato dal cavaliere Claudio Marzocco, originario di Andorra, a capo di uno dei gruppi maggiori imprenditoriali operanti a Monte Carlo. La delegazione è stata accolta e accompagnata dal sindaco Franco Floris e dall'assessore alla cultura Alessandro Cibien. I finanziamenti dei primi lotti per il raddoppio ferroviario finale Andorra e della variante Aurelia di Imperia sono stati tra le priorità poste dalla Regione Liguria al Vice Ministro dei Trasporti Riccardo Nencini. Durante un incontro che si è svolto a Genova sono state infatti affrontate le principali tematiche in tema di infrastrutture della Liguria. Sentiamo. Finanziamento del terzo lotto del terzo valico, finanziamento del primo lotto costruttivo del tratto finale Andorra all'interno del raddoppio del ponente Ligure, finanziamento del primo lotto della variante Aurelia di Imperia e del tunnel del Fontanabuona, accanto all'apertura della conferenza dei servizi sulla Gronda di Genova e al tema dei transiti senza oneri sulle autostrade delle pubbliche assistenze. Sono queste le principali richieste presentate dalla Regione Liguria al Vice Ministro dei Trasporti, Riccardo Nencini, nel corso di un incontro che si è svolto a Genova. Una riunione che doveva servire a porre l'attenzione del Governo sulle priorità per la Liguria sul fronte dei trasporti e delle opere pubbliche. Tra i punti all'ordine del giorno anche il tema delle risorse del Fondo Nazionale dei Trasporti alla luce dei recenti tagli che hanno messo in difficoltà tutte le aziende di trasporto pubblico. Al Vice Ministro è stato infatti chiesto un incremento del Fondo Nazionale dei Trasporti che quest'anno ha subito un taglio di 12 milioni e dal 2010 ha perso oltre 1 miliardo di euro, creando un passivo di bilancio nel 57% delle aziende di trasporto italiane. Sul fronte del trasporto pubblico locale e della riorganizzazione messa in atto dalla Regione Liguria con la nuova legge di riforma, l'assessore Enrico Vesco ha affrontato con il Vice Ministro anche il tema delle proroghe attraverso una legge degli attuali affidamenti del servizio di trasporto fino al 31 dicembre 2015, data entro la quale si prevede di aver affidato ad un nuovo soggetto gestore il servizio di trasporto pubblico locale nel bacino unico regionale. Ed è stata fissata al 30 giugno la data di avvio delle domande per il bando che destina 200.000 euro all'internazionalizzazione dell'impresa turistica con incentivi alle piccole e medie imprese, approvato nell'ultima seduta di giunta regionale. Il bando punta ad incentivare le attività di promozione e di promo-commercializzazione dell'offerta turistica ligure sui mercati esteri realizzati da aggregazioni di imprese turistiche liguri. La carenza di organico in molti reparti ospedalieri e ambulatoriali dell'ASL numero 2 Savonese sarà analizzata domani in occasione della nuova riunione del Consiglio regionale. La problematica è stata infatti oggetto di un'interrogazione presentata dal capogruppo di Forza Italia Marco Melgrati. A denunciare la carenza di organico erano stati i sindacati dell'ufficio provinciale Savonese del lavoro. Lo stesso Melgrati, sempre in tema di sanità, ha poi presentato un'altra interrogazione sulle fughe fuori regione da parte dei pazienti. Passiamo alla cronaca. Torna in aula mercoledì il processo per il deragliamento del treno Torino-Savona avvenuto il 1 novembre del 2010 a Bordighera. La Cassazione aveva infatti accolto il ricorso del pubblico ministero contro la sentenza di primo grado, in particolare in un servizio.
Il deragliamento del treno Torino-Savona, avvenuto il 1 novembre del 2010 a Bordighera, tornerà davanti al giudice. Il deragliamento provocò una decina di feriti e la linea rimase poi ferma per oltre una settimana, fino a quando i vagoni non vennero rimossi dai binari. Il 7 maggio torneranno infatti davanti al giudice i quattro accusati di disastro ferroviario colposo. Si tratta di funzionari delle Ferrovie dello Stato e della provincia di Imperia. La Cassazione infatti ha accolto nel novembre 2012 il ricorso del pubblico ministero Marco Zocco contro la sentenza di primo grado a Sanremo, che aveva visto il proscioglimento degli imputati. Il procedimento di primo grado vide come unico responsabile l'amministratore del terreno franato sui binari, che patteggiò una condanna ad 1 anno e 10 mesi di reclusione. Il pubblico ministero è ricorso contro il proscioglimento in seguito ad una perizia che ha affermato che a causare la frana erano state una serie di circostanze, come l'assenza di un sistema per incanalare l'acqua proveniente dall'Aurelia, l'inadeguata esecuzione di un muro di contenimento e la presenza di detriti sul costone che poi finirono sui binari. Un ex dipendente della Riviera Trasporti di Imperia è stato condannato a 2 anni ed 1 mese con sospensione della pena e interdizione dei pubblici uffici per il reato di peculato. Il dipendente era stato licenziato il 28 febbraio del 2011 in quanto sorpreso a vendere biglietti del bus intascandosi il corrispettivo anziché versarlo all'azienda. Il lavoratore aveva fatto ricorso contro il licenziamento, ma oltre a vedersi confermare questo, si è trovato a rispondere anche penalmente delle sue azioni con una nuova condanna che si unisce al pagamento dei danni alla RT. Negli ultimi anni sono 10 i lavoratori della Riviera Trasporti licenziati per comportamenti dannosi nei confronti dell'azienda. A seguito di un mirato servizio volto alla prevenzione e repressione dello spaccio di sostanze stupefacenti, la polizia ha arrestato ad arma di taglio un uomo di 39 anni e la sua compagna di 52. I due sono stati trovati in possesso durante una perquisizione nella loro abitazione di oltre 50 grammi di cocaina, un piccolo pezzo di hashish e un bilancino elettronico di precisione. Nell'ambito dei lavori del progetto Pignamare in corsa Sanremo scatterà sabato 10 maggio il divieto di transito, di fermata e di sosta a tutti i veicoli in via Feraldi e in corso Mombello. Il provvedimento, valido dall'1 di notte alle 5, è necessario per procedere all'installazione di un chiosco edicola. Facciamo una breve pausa, ci sentiamo come sempre subito dopo. Si è concluso con le premiazioni il concorso di disegno promosso dall'UNICEF e dell'Azione Cattolica ai ragazzi sui temi La mia Sanremo contro il bullismo e La città che vorrei nell'ambito del progetto UNICEF Città Amica dei Bambini e delle Bambine rivolto alle scuole della Città dei Fiori. I nostri microfoni Colomba Tirari, presidente UNICEF Imperia. Si è conclusa con successo la 9ª edizione del concorso di disegno, è così? Sì, è la 9ª volta che noi veniamo a premiare i ragazzi delle scuole di Sanremo che partecipano per parlare di bullismo e della città amica dei bambini e delle bambine. Si è conclusa presso la scuola Montessori di Sanremo grazie al coordinamento della dottoressa Lanzoni, che è il nostro fiore all'occhiello del comitato UNICEF, che ci coordina tutte le attività che avvengono sul territorio di Sanremo. Abbiamo avuto una buona partecipazione alle scuole e l'UNICEF ha collaborato con la CR per la realizzazione di questo concorso, anche perché noi teniamo molto presente quelli che sono i diritti dei bambini, specialmente il diritto ad esprimersi e ad essere informati. Nel contempo però abbiamo fatto anche presente quelle che sono le priorità dell'UNICEF, vale a dire
l'abbattimento della mortalità infantile. Lo sappiamo che ogni giorno ne muoiono 18.000 e con questi bambini abbiamo parlato anche di questo. Hanno vinto tutti, perché un bambino che si esprime è un bambino che dà un pezzo della sua anima, quindi tutti sono vincitori, tutti hanno avuto un pacco dono con gadget, materiale didattico, ma in particolare abbiamo premiato l'asilo nido, la scuola dell'asilo nido Raggio di Sole, perché ha fatto dei disegni splendidi sulla città con i fuochi d'artificio. Sono bambini molto piccoli, veramente molto piccoli. Poi la scuola dell'infanzia Maria Goretti ha vinto il primo premio sul bullismo, la Mater per la città, e delle primarie il primo premio è andato alla Montessori, che ha avuto anche il premio speciale per il maggior numero di partecipanti. Per la città invece hanno vinto a pari merito l'Almerini e la Montessori. Ha vinto poi il doposcuola a Verezzo e abbiamo dato un premio speciale. Questo premio speciale l'ho voluto sia io, sia la dottoressa Lanzoni, sia la CR di Sergio Merzario e Ketty Bosco, alla scuola di Col di Rodi, alla scuola dell'infanzia Col di Rodi, perché era il sogno di suora Elvira realizzare un parco giochi per la scuola dell'infanzia. Suora Elvira è nel nostro cuore, noi la chiamiamo con molto affetto Supi e sappiamo che sta molto male, che sta passando un momento difficile. La abbracciamo con grande entusiasmo e facciamo tutto il tifo per lei. Forza suora Elvira. Si terrà mercoledì prossimo alle 10.30 presso la Sala delle Feste alla Briga la presentazione del progetto dell'ex strada militare che collega Monesi con Limone Piemonte. Molti gli enti che interverranno, tra i quali la Regione Liguria e la Provincia di Imperia. E si concluderà il 6 maggio il percorso intrapreso dai ragazzi delle scuole superiori e dai cittadini di Imperia insieme al Centro di Educazione Ambientale del Comune della SD Monesi Young. Ottavo ed ultimo incontro nel programma Mi Importa, martedì alle 17 presso il Centro Polivalente. Le aziende locali Carli, Catelli e Raineri racconteranno ai partecipanti il loro cammino verso la sostenibilità, verso un sistema capace di continuare ad esistere in un futuro a lungo termine. Il corso di sensibilizzazione ambientale si concluderà il 18 maggio con la pulizia delle spiagge libere di Imperia. L'associazione parrocchiale L'Arca di Noè presenta una commedia in tre atti dal titolo Siamo ricchi, ricchi sfondati. L'appuntamento è per sabato alle 21 nella Sala Don Piana di Via Lombardi, Rossignol e Diano Marina. Il ricavato delle libere offerte sarà devoluto al Fondo di Solidarietà per le famiglie della parrocchia. L'osservatore arbitrale imperiese Franco Colombo ha ricevuto il premio Stefano Grasso, giunto alla sua 15ª edizione, per essersi particolarmente distinto durante l'ultima stagione sportiva. La cerimonia si è svolta a Loano. A consegnare sul palco il premio a Franco Colombo, davanti al componente del Comitato Nazionale dell'AIA, Alberto Zaroli, ad una sala gremita di associati provenienti da tutta la regione, è stato in persona il presidente del Comitato Regionale Arbitri, Andrea Torti. Soddisfazione per questo risultato è stata espressa dal presidente della sezione d'Imperia, Franco Cane, a nome di tutti i colleghi. E da venerdì 9 fino a domenica 11 maggio il Principato di Monaco si trasformerà in un autentico tempio dei bolidi. In programma infatti il Gran Premio storico di Formula 1. Saranno rappresentati 50 anni di corse automobilistiche con le monoposto suddivise in 7 diverse categorie. Si tratta di un appuntamento ormai tradizionale, nato nel 1997, si svolge ogni anno 2 settimane prima del Gran Premio di Monaco di Formula 1. Prevediamo i cantieri sull'autostrada dei Fiori per la prossima settimana, per questa settimana e poi il quadro meteo. Questi cantieri sul tratto della 10 Savona confine di Stato, che in situazioni particolari potrebbero creare rallentamenti al traffico fino a domenica 11 maggio. In direzione Francia, carreggiata nord, tra Savona e Spotorno, scambio di carreggiata per la manutenzione della galleria Fornaci, da martedì a mercoledì solo notturno.
Traspotorno e Fellino, riduzione della carreggiata per manutenzione al viadotto Aquila, da martedì a giovedì solo diurno. Tra Borghetto Santo Spirito ed Albenga, riduzione della carreggiata per la manutenzione della galleria Piccaro, martedì e mercoledì solo diurno. Tra Ventimiglia e Mentone, riduzione della carreggiata per la manutenzione al viadotto Latte, da lunedì a venerdì solo diurno. In direzione Genova, carreggiata sud, tra Andorra ed Albenga, riduzione di carreggiata per adeguamento delle barriere di sicurezza, da lunedì a domenica anche notturno. Tra Pietraligure e Finale Ligure, riduzione di carreggiata per il rifacimento dei giunti al viadotto Bottassano, da lunedì a venerdì anche notturno. Tra Spotorno e Savona, carreggiata a doppio senso per lavori sulla carreggiata opposta, da martedì mercoledì solo notturno. Da lunedì a venerdì, solo diurno, nella tratta Albenga-Bordighera, in entrambe le direzioni sarà presente un cantiere mobile per lo sfalcio delle erbe, opportunamente segnalato. Si raccomanda la massima prudenza. Vediamo allora il quadro meteo elaborato da ARPAL Meteo Liguria, le previsioni di domani, martedì 6 maggio. Una progressiva rimonta anticiclonica garantisce alla nostra regione tempo stabile. Il cielo sarà in prevalenza irregolarmente nuvoloso per la presenza di locali addensamenti di nubi basse e di passaggi di nuvolosità medio-alta. Umidità su valori medio-alti, venti meridionali deboli e rinforzo nel pomeriggio fino a moderati, solo localmente forti. Il mare da poco mosso a mosso. Dopodomani, mercoledì 7 maggio, permangono condizioni anticicloniche con tempo soleggiato, disturbato da locali addensamenti di nubi basse che potranno interessare anche le zone costiere, in particolare nel corso del pomeriggio. Umidità su valori medio-alti, venti meridionali moderati con locali rinforzi fino a 50-60 km orari. Il mare sarà mosso. Bene, chiudiamo qui il nostro giornale, l'appuntamento alle prossime edizioni. Grazie come sempre per essere stati con noi. A tutti voi una buona serata.